Raga, buongiorno. Che cazzo è successo? Ciao Lorea, è stato bello, molto bello. Però adesso siamo tornati a Roma, quindi come ogni mercoledì adesso ci prepariamo per la serata al Chiringuito. Chiringuito Day! Gente, ragazzi, è pieno di gente. Direi che è completamente inaugurata la stagione primaverile. È tornata la primavera. Sì. Ragazzi, Martina è una spettatrice di Vita da videomaker ed è la prima volta che viene qui al Chiringuito. Esattamente. Che cosa pensi di questo posto? Ti ha convinto? Era come te l'aspettavi? Era come l'avevi visto negli episodi? Esattamente come l'hai visto, come l'ho visto negli episodi. E tra l'altro si è riempito di gente in una maniera pazzesca oggi. Cioè veramente un casino di gente, ma proprio troppa. Roba che mi gira la testa per quante persone ci stanno e quante femmine ci sono. Ciao Ludo. Ciao. Ben trovato. Grazie, anche a voi. Sei pronto, Giacomo? Sì. Che dobbiamo fare? Infanzia? Ci sei? Se io ti dico, ieri era 0, 0, 0. Oggi è un guerriero. Bravo! Grazie a tutti! Grande! Ieri era 0, 0, 0. Oggi è un guerriero. E più piano. Disney così bro. Ragazzi, grazie mille, è stato un piacere. Seguite Vita da videomaker. Quando le persone indovinano le citazioni Disney è sempre un grande piacere. Sempre momento. Tu ti sei laureato in, scusami, scienze motorie. Figo, quindi che vorresti fare da grande? Perché io vorrei cercare di aiutare le persone tramite il movimento. E tu fai sport? È la cosa più sana che puoi fare. È l'unica cosa che hanno trovato che non ha controindicazione. Cioè, diabete? Invece di prenderti l'insulina e provocarti insulina resistenza, tu fai sport, ti si abbassa il livello glicemico perché fai sport aerobico. Ti stai per laureare anche tu? Guarda, no. Aspetta. Ah, sei laureato? Lui a un certo dio ce l'ho. Vabbè, ma siamo con due laureati. Siamo. Fate una cosa che vi faccia divertire e sudare, questo è il punto. Divertitevi e ciao! Ciao! Otto volte. Otto volte, ranking. Ciao. Per un 3 euro. Ciao. Si è aggiunto anche lui. Come ti chiami? Spritz economico. Mangeremo cibo spagnolo. Ciao, come va? Questa ciao. È la terza, geniale. La quarta volta che parlo con Giacomo. In Italia siete più maschilisti. Tu no, tu no. E Javier. Ciao. Ci vediamo mercoledì prossimo, come sempre. Grande, Javier. Grazie. Grazie del contributo. Ospiti fissi, ospiti occasionali. È una trasmissione importantissima. Ti voglio bene. Anche tu laureata in scienze motorie. Grandissima, ce l'hai fatta. Brava, complimenti. Cioè, questo giorno è un giorno importante. Hai maturato sicuramente un pensiero che vuoi condividere con il mondo. Certo. Che è il seguente. Che è il seguente. Ne vale la pena laurearsi, voglio continuare la vita da studente, studentessa. Non voglio lavorare mai, lavorerete voi per me. Lavorare. Reddito di cittadinanza per tutti. Io racconto delle storie tutti i giorni. Ok. E il mercoledì, diciamo che l'episodio è concentrato sulla serata del Chiringuito. Ok. Perché okay, si conoscono sempre persone quantomeno interessanti, esatto. La cosa è questa, è che oggi c'è talmente tanta gente che si crea una confusione incredibile. Ma soprattutto, cioè non so come spiegarlo perché è dispersiva, ecco, è stata dispersiva questa serata, Martina, è stata dispersiva, secondo me questa è la parola chiave. Decisamente, perché è troppa gente, troppo spazio piccolo. Confusione, però questa cosa mi fa molto, molto, molto piacere perché significa che è iniziata la stagione primaverile-estate, anzi più primaverile che estate, in cui si riempie sempre di più questo posto e quindi è pieno di persone che se uno trova... Siamo molto contenti di risollevare le sorti del nostro così a caso! Allora! Che dici? Pure tu! Come stai? Tu cosa pensi del Chiringuito così pieno di persone? È sempre... Ciao! È sempre molto bello vedere il Chiringuito pieno di persone, però ecco, la luce. La luce, la luce era fondamentale. Era fondamentale. Finalmente abbiamo un faro di fronte a noi che sì, ci illumina. Esattamente. No, penso che sia tornata la primavera e che le persone anche sono molto più rilassate rispetto a anche solo 2 o 3 settimane fa. Sì, sono molto più inclini all'entusiasmo e al divertimento. È l'euforia della primavera, è l'ormone che gira nell'aria, che si respira. E questa cosa si nota e come?
Dudu? Vero, Dudu? Dudu? È arrivata Dudu. La primavera, sì o no? Ma porca miseria, ma cosa... Cioè, hai visto quanta gente c'era oggi al mercoledì? Una bomba. Però un po' dispersivo, cioè troppo caos, troppa gente, confusione. Ah, però oggi sta un po' caldo, veramente un tempo. È iniziata la primavera ufficialmente, però così tanta gente veramente mi ha fatto girare un po' la testa. È come l'estate, perché sei gente che ho visto oggi veramente come l'estate. Esatto. È come l'estate. Io mi chiedo, se inizia così già da marzo, pensa come sarà giugno, luglio, cioè che facciamo? Non entriamo più. E non c'è più, quello è veramente. Speriamo bene, però Dudu cerca veramente una bomba, la gente. È vero. Dudu cerco la gente. Più gente c'è meglio. Buonanotte, Dudu. Buonanotte. Grazie mille. Ci vediamo mercoledì prossimo. È vero, Dudu, ho detto tutte cose giuste e sagge. Più gente c'è meglio è. Perché è la forza dei numeri. È la forza dei numeri. È vero, la forza dei numeri. Cioè, sicuramente si trovano persone diverse che hanno qualcosa da dire, che hanno qualcosa da aggiungere all'episodio. E quindi siamo fiduciosi sulle prossime settimane, sui prossimi mercoledì. A cominciare da questo, che è stato un po' premonitore, è stato un po' un introdurre, un aperitivo di questa serie di mercoledì, di Chiringuito Day, di episodi quindi dedicati alle persone, all'euforia e al Chiringuito, che è un po' il simbolo del divertimento, dello staccare la testa e del... Dello staccare la spina dai problemi, dalle cose. Sì, 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 infatti è questo il bello del Chiringuito, è che è un momento di svago in mezzo alla settimana in cui le persone sono disposte a prendersi meno sul serio, a divertirsi, ma soprattutto... Chiringuito Day! Oggi è il giorno di Martina, quindi leggerà lei la parola del giorno di oggi. Ma non so se è pronta. Martina, sei pronta? Ovvio. Va bene, allora ti passo il telefono per leggere la parola del giorno di oggi. Oh, la parola del giorno di oggi è sillabare, da sillaba. Pronunciare o scrivere le parole staccando le sillabe. Solo una definizione, giustamente, sillabare, quante cose può significare. Sillabare. Vita da... Videomaker. Esatto. Bellissimo. Grazie Martina di averci fatto scoprire una nuova definizione. Che a me sempre delle parole complicate mi capitano. Infatti l'ultima volta te la ricordi quale ti è capitata? Promemoria. Mazza, quindi questa è la terza volta che leggi la parola del giorno. Mi sento una privilegiata. Mazza, sei fortunata, veramente. Tre volte mi sa che mai nessuno l'ha fatto. Questo Chiringuito Day finisce qui, perché è stata una serata piena di cose. Quindi, come avete visto, c'era troppa confusione. Sono le ore 3:20. Sì, direi che è l'ora di chiudere l'episodio, effettivamente. Sì. E di prepararci alla giornata di domani, perché domani si lavora. Non è che uno allora si può fermare. Tocca andare di corsa a dormire e recuperare le energie. Sì. Però ne usciamo arricchiti. Vittoriosi. Anche. Una considerazione. Posso chiederla a modo mio? Certo. Supercalifragilistiche spiralidoso, people.